Ringrazio veramente perché a nome ovviamente non solo dell'amministrazione ma del popolo di Ambra e di tutto il comune di Cucine e di quelli che stanno anche a Valle, cioè quelli di Montevarchi, ovviamente a noi spetta il dovere di prendere, come si dice, incarico per mantenere ciò che è stato costruito con tanto impegno e con tanta fatica, perché non scordiamoci coloro che hanno lavorato, gli operai, le maestranze, i tecnici, una brava impresa, ovviamente le imprese con i loro dipendenti. Ovviamente a chi riceve un'opera spetta di dire grazie, grazie a chi ci ha preceduto nell'amministrazione, grazie a quelli che hanno progettato e lavorato, grazie a quelli che hanno realizzato. Cercheremo di essere all'altezza di questa sfida, perché anche se siamo coscienti che il rischio zero per quanto riguarda la prevenzione delle alluvioni non si raggiungerà, ci auguriamo che lo possiamo però contenere al massimo, certamente l'impegno poi è nel mantenimento e soprattutto nella possibilità di realizzare anche attraverso questa opera un collegamento e un rapporto più proficuo con la popolazione. Io vedo la gente passando qui che ci cammina tranquillamente, quindi l'inaugurazione l'hanno già fatta bene. Noi siamo soltanto quelli che arrivano dopo, quindi veramente grazie a tutti e ovviamente questa è la dimostrazione di come se le istituzioni lavorano insieme possono anche essere capaci, nonostante la scialtroneria con la quale si affrontano i problemi amministrativi e politici, di dimostrare che se si lavora insieme si può fare anche delle grandi cose. Quindi, grazie veramente e speriamo in un futuro migliore di quello che abbiamo registrato.